Vieni fuori la scala? Marco, oh, ti cantello la mossa. Ah no, aspetta, che sì. Prima di riempirci i sedi che però ci muoviamo. Aspettate, aspettate, dobbiamo fare il spostamento delle casse. Quindi non mettete lì le sedie che sta passando la scala. No, vi serve la scala. Thank you.
posso fare vittoria sopra. Thank you.
Massimo! Massimo! Senti, certo. Basta che mi butto! Senti, la cassettina qua. Attaccato la maga, basso! Attaccata! L'ho attaccata! Basso! L'ho attaccata! Attaccata? Non vuoi pensare l'interruttore? Se qualcuno non ha da fare, comincia a portare dietro le sedie. Ragazzi, c'è una via super qua, questo qua,
Thank you.
Sì. Thank you.
vi faccio dei colpetti, ci sarà i colpetti, per questo che pensavo io. Mi passi qualche schiacciolina, mi passi qualche schiacciola.
4, 5, 6, 7. E le parti sono 4. Aspetta, perché con questo potremmo fare la di questa dimensione, potremmo fare con questo la luna. Mauro, ti serve il martello? No, ma guardiamo le stelle, non la luna. Ehi, sta pensando al pegato uguale. Ti servono? Ti serve? L'avvisatore con le viti, noi siamo qua. Ricordo. Bene. Mamma mia. Non so, c'è questa cosa qua, però sai cos'è la c'è la rumorismi? Rumorismi? Bisogna rumorismi! Che in realtà la luna dovresti andare a mettere Ale! Oi! Sono qua! Non andare a aprire! Grazie, Martello me l'ha passato qua. Mauro, alza il piede, però io cioè io le metto le cose, ma se poi gli è dato i cani per insultare mi passo dalla no, non ti si vede più avanti, un po' più avanti con la faccia non vedi più così. Ale, vabbè, tu le puoi spostare se vuoi. Ok? Così lo vedi il foglio? Ale, prova a metterti i piedi. Mi fa girare, non è che si può. Ale, lo vedi? Così lo vedi? Meglio così. Thank you.
Thank you.
sempre qua il legno del fondo, non è che la terra è questo fuoco che sbatte non gira a terra. Thank you.
No, c'è il braccio, non è verso qua. Dimmi. Non può stare così, se casca vado a prendere altro frecciolo. Sì. Sto bene, eh. Tu hai dolce. Non bene, non bene. Allora, ci passa, qua, aspetta, qua, qua ci passa. Questi danni li accelenta, non verso l'alto, no, bravo. Dritto, secondo, si passa. Allora, lei sarà qua, possibilmente, e poi con la pittina di qua, qua, qua. Scusa, di qua è così che... è così per un po' atticcare. Atticcare, come... Facciamo dei cilindri qua, uno della stessa materia, attaccati a un ventilatore qua sopra e si gonfiano. Quelli degli europei magari. Facciamo dei cilindri. Esatto, delle anime di tutti questi corpi. Attaccate al posto. Quella tastiera li avrebbe fatto per si gonfia. Ma fammi capire, ma da laggiù come sembra? Cioè, si muove qualcosa? Il primo pezzo è tutto sì. Qua non è visto. No, dall'altra parte. Sì, però è là. Sicuramente. Però se prendiamo qualcosa che con la meditazione rompe i coglioni, si muove, si muove l'istante, prendiamo delle striscioline nello stesso materiale, sì, con lo scotch, sì, delle striscioline, che proprio ci va a rompere, sì, ma dobbiamo dirci di andare dove c'è, eh? Da qua forse si riesce a fare, noi attacchiamo delle strisce per bucati. Quindi l'aria che arriva da quando si sbatte è attaccata per non muovere tutto. Geniale se funziona, se non funziona la mamma cagata. Allora ti vuoi portare la borsa? Quindi stai prendendo lo scotch lo scotch e prendi la borsa. Lo scotch nero, quello americano? Sì, perché magari se lo attacchiamo queste cose le attacchiamo pure a terra. Sì, grazie. Deve sentirsi da terra che grazie. Ma che inizia? Cinque. No, è quella lì. Vedi comunque gli fa un aspetta, no, e ora vediamo se in quel modo possiamo sistemare qualcosa. Si fa un ciclo, sì. Thank you.
Ma io non ho capito forse. Sotto quella specie di arlecchino, eh? No, già se stai un po' più indietro va bene. Ok. C'hai l'acqua, Marco, te l'ho messa? Sì. Siamo in piedi? Ok. L'uomo si incontra. Siamo in piedi? Eh? Siamo in piedi? No. Alessandro! Ma
piano, sta solo tre perché adesso era sotto di tre mani. Dai, l'altro piano. Fabio! Ma è abbattato questo ventilatore? Dove è la sedia capitale? Dove è questo il basso? No, vogliamo il ventilatore piccolino, quello che non ho contato, non si sta vicino magari. Intanto non siamo pensiamo a queste cose, va bene, luce! Luce! Super!
accendiamo. Mi serve Marco. Non so dov'è. Si sta chiudendo il sipario. Massimo! Semplicemente la via. Ma cazzo? Ma che devo dire? Non so qua, non so dove. Ma tu come sapere? L'aria condizionata. E il ventilatore di Paolo? Del camion di Paolo? Sai anche cosa? Una bella catena di palloncini a bordo. Come 9, eh? Così tanto per dire 9. 7 e mezzo, si può iniziare, no? Una minima vibrazione, no? Beh, ci siamo anche noi domani, no? Come vedi? Sì, Ci siamo in piedi sotto. Quando spegne quella luce della lì, a sinistra.
di mare e poi gli attacchi. Si sente la voce? Non si sente? Allora, ti vediamo, eh? Sì.
Vai. Allora, riparte la musica, così la fai sfumare. Ok. Musica. Milone, ci sei?
lei? Mauro Milone? Ok. Quando ti ha dato il microfono. Vai. Il nostro universo è in continua espansione. È un movimento che è usato dal Big Bang Universal. Ha trovato un XXX miliardi di altri del mondo. Per visualizzare l'universo che si espande. Immaginate tutti per esempio un'aula con un attimo autorizzato per lui. Poi immaginate che si raddoppi la distanza l'uno dall'altro. Poi si raddoppi ancora, poi ancora. L'esempio della giornata di mano si muove in direzione di mentre quelli della periferia, per risaltare la rete, sono costretti a muoversi velocemente, sempre più velocemente, più velocemente, in modo esponenziale. Applicando questa legge dell'universo, secondo i calcoli di Hubble, una galassia che si trova oggi a una distanza di 10 miliardi di anni di luce, avrebbe una velocità di fuga pari a quella della luce. Questa velocità impedirebbe che la luce arrivi con noi loro. E spiega la presenza dei cosiddetti buchi neri nel nostro universo. Le cose, soprattutto le gente, sarebbero ancora visibili, ma la loro velocità è alta. Una notte guardavo come al solito il cielo con un telescopio. Notai che da una galassia lontana 100 miliardi di anni di luce sorgeva un cartello. C'era scritto e ho visto. E ci aveva messo un altro. La luce della galassia è entrata 100 miliardi di anni alla città e siccome io studiavo le cose qui con 100 milioni di anni di età, il momento in cui avevo visto doveva essere 200 milioni di anni fa. Prima ancora di controllare la mia agenda per vedere cosa avessi fatto quel giorno, era stato preso da un presentimento. Va bene, andiamo alla fine, Mauro, grazie. Immagino il momento in cui, per la metà della vita di un'attesa, non ci sarà più nulla da aggiungere, smetta a togliere. E le galassie porteranno con loro l'unica verità possibile su noi stessi. E non vedo l'ora che l'una dopo l'altra siano queste. Adesso non mangiamo più. Mi dà la piacere, non mi trovo così impatto.
abbastanza generale degli ordinamenti di sopra c'è un altro con il giostre. Mi fa, Tommy, cosa hai visto questo foglio? Vedo un altro nel giostre. Ok, ok Francesco, fermo. Tu come ti senti, tra? Abbastanza bene. Ok. Lì sotto? Sotto bene. La porta? Però lui non si sente più se si chiude la porta. Ah, così va. Ecco. Io c'ho il testo, se guardiamo da secondo per secondo si rifà tutto. Perché non si sente. Più centrale? Cioè mi ricordo che no, così però sei troppo spostato tu, Francesco. Davvero? Vai un po' più al centro. Al centro. Aspetta, la cosa è brava. Non riconosciamo le parole, no? No. Così adesso. Forse se così arriva un po', ecco, di nuovo non li immaginate perché ha Alessio, sì? Voi immagino non sentite nulla per fare la musica. Non ci abbiamo spirito. Prova a fare. Dal secondo al secondo. Il mondo non c'è neanche, ma ancora la domanda a parte delle sue armi non doveva fare il gioco, era come fosse un corso un topo bianco. Il fatto lo chiamavano Argen, ma non c'è neanche era dentro una cassetta e già non fosse la tua. Allora, prova a ricominciare dal secondo resoconto. Da oggi gioco il testo. Resoconto dal secondo. Sì. Resoconto 6 marzo. Oggi sono con il testo. Ho paura che lo sbagliato, perché mi sono detto che non sono vita. Non era perché c'era un buon altro simpatico, che era tanto per la vita, un buon altro che era la cosa che mi piacere. Mi fa sconto da me che ci sono parlando, che non mi piacere. Quindi, sì, non lo so, non lo so. Dopo che mi sono pensato, ma allora mi dicevo che la sera che non mi piacere, non lo so, 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 non lo so. Non è un sicuro, non è 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 sicuro, alla fine, capo? Tempo? Alla fine. Dove tutti fanno tempo, ma sarà possibile sempre. Il signor saluti, la voce deve stare qua. Per tutti quanti. Sì. Per favore, mettete il gentilmente lo quanto possibile per i giorni sulla tomba di Angel dentro i cortile di dietro. Ok. Fermetta. No. Tanto avete chiaramente il desiderio papà chiedete l'amore per alleviare le ferite di marzo adesso e i propri del vecchio Saturno che fino al prossimo autunno vivranno ancora di più a forza. Qua ci sta Picos. Alessio? Sì. Qualche
terzo, quarto palchetto di platea. Quarto palchetto di platea adesso. Quarto palchetto di platea. Freddo primario d'acciaio.
Leone. No, no, aspetta. Adesso sentirai loro, l'inizio per te, loro che suonano, che cantano Wish, cioè suonano in un modo che forse non riconosci. Ma dov'è? Dov'è? Ok, io ci poi, la prima nota. L'uomo si incontra ad Anastasia, città bagnata da grandi
tecnologici e strutturata da milioni. Vorrei ora enumerare le merci che si compono con l'affaccio, agano, olice, risopaccio e altre varietà di calcedonie. Devo dare la carne del fagiolo. Bene, buonissimo così, Franca. Andiamo a fare l'ultimo verso. E credi di godere per tutta la strada, mentre non ne sei, sei lo schiavo. Ok, l'oroscopo. Vergine, la voce che darà il sforzo, papà, alla domanda che cos'è la luce, Einstein risponde, la luce è un numero. Alicia, sei pronta? Sì. Qua, per quello che fa la scenatura, abbiamo pensato di niente, ma vero? Sì, c'è che è abbiamo detto due sedie, eh? Allora, a me piacerebbe che lui, non so però se regge, che fosse seduto, cioè fosse appoggiato. Regge, secondo voi? No. Mauro sa come. Qual è, dove sta la luce loro? Qua. Quella. E no, al centro, se è un po' più spostato piace. Ma quanto sta? No, dall'altro lato. Vai un po' più. Ma quanto sta? È una buona destra. Rigida. Ok, qua no. Era decentrato, no? Decentrato. La luce di osso dovrà la quindi dov'è? Qua? Dove è? Qua? Ma no, che osso? Ok, allora questo sì, tu guarda lei, segui lei. Va bene, arriviamo. No, ma va bene. Bene ragazzi, dai, che se no faccio il tempo. Va bene, ok, musica bene, finito l'oroscopo, inizia la Vergine, inizia Alicia, vai. Okay.
Uomo in mare! Oddio, Dori, che non so fare le cose di salvataggio! Ok, dai, facciamo tutto, dai. Va bene? Mi lancia. Dai. Ora troveremo un suono da mandarti, che così tu capirai quando partire. Forse che su quel famoso suono all'inizio lei c'è. Manco lei per fare. Vai. Desiderate il coraggio della solitudine. Fai da sola, Francia, fai da sola. Ok. È finita la bilancia. Qua dovrebbe partire la musica e scendere la sedia con il sangue. Orchestra. Sentiamo la sua musica. Vai con Michele, vai con Michele, fate il bordello. Convinto che la mia lettura della meccanica boreale nell'interpretazione di Copenaghen fosse la nostra ultima speranza, costrinsi Sasha e Jane. Recuperare la faccia di una testa di vasca in questo tempo. Questa sede deve essere la tua gabbia. E anche nella ricerca devi stare imprigionato qua dentro. Il tuo cuore non fa niente perché tu hai tutta la protezione. Che non voleva più essere mia moglie. Recuperare in un ultimo disperato tentativo di salvare il mondo. È una stupidaggine, sì. Disse Jane con la voce un po' appuntita dal sacchetto di carta marrone che aveva in testa. La 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 la. Cantava Sasha battendo i tacchi delle scarpe a tempo contro le gambe della sedia. Mettersi in un sacchetto in testa era ancora una cosa divertente, ma nostra figlia aveva 7 anni. Niente suoni, qua. Non si sono neanche niente. Vai. E aveva fatto dell'impazienza un altro. Vai alla fine. Senti, sto pensando una cosa, per aiutarlo. Se gli mettiamo un'altra luce qua che non si accende. È una luce più grossa. E che la sedia può ruotare in qualunque posizione. Sì, però, capito, se gli mettiamo la luce qua, cioè ci mettiamo prima avanti. Sì, la gente c'è. Dai, guarda, guarda. Che sì, ma l'accende lui. Cioè, almeno sta doppio, capito, che come vedete. Se poi, cioè, se qualcuno ce l'ha una più grande, possiamo farlo. Io ne avevo vista una più grande all'estero. Va bene, ci pensiamo dopo. Sì. Se non dovessimo farcela, fanno diventare il tuo vecchio questa cosa, ma si vede qua. Non fa soltanto lui, il terzo sta così stesso, non fa niente. Vai. Anche 15 minuti. Ok, disse Jane, puoi aprire l'inizio? Ok, disse Jane. Puoi avere un fine settimana e uno no, ma il gatto lo teniamo noi. Il gatto. Quale gatto? Ok? Finito? Ok, funzione. Grazie a tutti. Bello, soprattutto.
Daniela? Dov'è la campanella ribellata in mezzo? Quella grande grande? La mia. La tua, Dani, sì. Allora, domandate il finale della vostra convenzione e della convenzione sì. Del vostro agire, perché sono le chiavi dopo, della vostra dopo. Finisce il pezzo, down! Oppure appena senti le pause comincia, non lo so, mo ci mettiamo. Io. Aspetta, parla al microfono perché sei. Scusa. Vai. No, che c'è il pezzo che finisce tutti i rumori di tempo, devo sapere che chiari, ma qui non è sono diventati forti. Ti spada un colpo. Te lo do io. Lo dicevo. Dopo la campana di pedale, perché c'è una campana grande quanto una vasca da bagno, te la posso, si dovrebbe sentire, oppure non è più giusto. Va bene? Potrete attingere alla riserva di godimento che le
il microfono. Ah, io lo dopo che rispetto al microfono, se no esci il fuoco e non si sente più niente. Sono a livello della produzione per primario, non si è detta, io ero attraverso le sfere, direttamente, spirito sono serato. Sono a livello della produzione per primario, non si è detta, io ero attraverso le sfere, direttamente, spirito senza carne. Thank you.
prende la porta canzone, no? Dov'è? Una vecchia abitudine, una nuova. Certo. Parte la vecchia.
Francesca? Sì. Ma tu l'hai provato già tu? Sì. Tu vedevi tutto bene? Sì. Ok. Dentro sopra? Dentro sopra. Ho capito. Però siccome lui l'ho modificato, domando se l'ho modificato per te. No. Questa è la luce che ho io? Dimmi te, sì. Fantastico, ci vedo anche sempre a luce. Ok. È bello. Certe volte si viene sbagliati in modi, persi dentro il punto più totale, come immersi in una vasca scherica, in una stanza densa di caloroso vapore. Ok, Laura, guarda, a differenza di come lo facevamo, cioè col fatto che c'è il microfono, il mare e tutto, cerca di, adesso è un po'... No, qua purtroppo non si sente perché siamo come lì, è tutto rivolto verso... adesso è, diventa una specie, così sembra quasi una specie di messa, capito? Invece... tutte le sacre scritture, le decide del Ramon, e la fame nera, la guerra, i dolci nascosti sotto le lenti ghiacciate. Se fate questo scherzo io non ce ne vedo più, però. Siamo in silenzio, per favore. Vai. Varierà la luce? No, okay. È normale. La luna è un serpente arrotolato su se stesso, quando la parte fumando al tre di notte fuori dal torre del capito e soltanto. Attraversare i ponti, rompere i muri, quando ripeti le cose cambiano. Ogni nuova onda è una magia. Ok, ogni nuova onda è una felice magia. Sai che c'è un oroscopo solo ora, sì? Ok. Esatto. Sì. Portati un cellulare, qualcosa, perché sennò sta doppio sullo scale. Allora, se una stella cadente cade nel vostro campo visivo, voltate lo sguardo da un'altra parte e fate finta di non averla vista. Ragazzi, le corde. Tecnici, le corde, ultimo pezzo. Quasi la fate tenere in conto da Allora, di silenzio anche, perché anche se c'è stato però allora, al paradiso, guardate, usate a canale quando il bambino era bambino, camminava
Allora aspetta, togli il foglio, fammi vedere come stai. Al microfono non devi stare di là, devi stare davanti alla tua bocca, se no. Quando il bambino era bambino, camminava con le braccia cingolose. Voleva che l'uccello fosse il fiume il torrente fosse la pozzanghera e il mare. Basta la musica. Quando il bambino era bambino, non sapeva di essere un bambino. Per lui tutto il mondo era una mia. E tutte le anime erano un tutto. Ok, cioè, però, alla fine vai a paradiso. Paradiso? Ah no, scusa, vai. Molte persone mi sembravano belle. E io la penso precedente. Sì, certo, fatto. Quando il bambino era bambino, una volta si svegliò in un letto sconosciuto. E adesso questo gli succede sempre. Molte persone mi sembravano belle. E adesso questo mi succede solo in qualche raro caso di fortuna. Si immaginava chiaramente fare così. E adesso riesce appena a sospettare. Non riusciva a immaginarsi il mondo. E oggi prema la sua idea. Quando il bambino era bambino, giocava con entusiasmo. E adesso è tutto immerso nella voglia come allora. Soltanto quando questa cosa è il suo lavoro. Quando il bambino era bambino, per i cristi che bastavano pane e vino. E ancora così. Quando il bambino era bambino, le parti che arrivano in mano e solo le parti sono prime. E ancora così. Le voci queste che bastavano la vita. E ancora così. A un momento sentiva nostalgia per una montagna ancora più alta. E in ogni città sentiva nostalgia per una città ancora più grande, ed è ancora così. Sulla cima di un albero veniva le ciliegie tutte le forze, come oggi. Aveva timore davanti a un estraneo che continua a cadere. Aspettava la prima neve e continua ad aspettare. Quando il bambino era bambino, lanciava contro l'albero un bastone come fosse una lancia. Ecco da qui vai. No, aspetta.
capito Andrea? Siamo tutti. Allora,